We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Amici, benvenuti anche oggi a Chiacchiere e Caffè, siamo sempre qui a tenervi compagnia e spero che la cosa vi faccia piacere, perché oggi ho in serbo per voi un argomento veramente interessante. Si parla di diritti del consumatore. Chi non è interessato? Abbiamo tutti bisogno di essere tutelati perché l'Italia, dicevo prima, è un paese di furbacchioni. Allora abbiamo qui con noi, sono felicissima che sia nostro ospite oggi, Lorenzo Miozzi, presidente nazionale del Movimento Consumatori. Buongiorno. Benvenuto. Buongiorno. Lorenzo. Grazie. Sono contenta appunto che tu sia qui perché ci aprirai una finestra su quello che è il punto sui diritti dei consumatori e poi ci racconterai un po' anche di questa associazione che è una delle più grandi in Italia per tutelare appunto i diritti del consumatore. Allora, intanto diciamo che siamo reduci da un grande successo, no? Di questa kermesse dedicata appunto ai consumatori che ha avuto luogo a Vicenza il 6 e 7 di febbraio, quindi pochi giorni fa, ovvero il Festival dei Consumatori alla sua prima edizione. Raccontaci un po', Lorenzo, com'è andata, com'è nata l'idea di dar vita a questo festival. Ma l'idea del festival, come dire, non è un'idea nuova in altri ambiti, cioè quello dell'economia, del diritto, della scienza, della filosofia, ma effettivamente mancava un festival dei consumatori. Bisognava rimediare, partendo da un'idea che poi tutti i cittadini sono consumatori. Infatti, esatto, abbiamo detto il festival dei consumatori, la festa di tutti i cittadini, perché poi a volte consumatori è anche un brutto termine, dovremmo parlare di cittadini, ciascuno senza la giacca che in quel momento lavora di qui, si occupa di questo, si occupa di quello, ma poi alla fine pensando tutto in funzione che si è tutti cittadini e allo stesso tempo, certo, tutti consumatori. L'idea del festival era anche per, come dire, uscire dalle sedi delle associazioni. Noi abbiamo tantissimi cittadini che si rivolgono alle nostre sedi del Movimento Consumatori, ma anche delle altre associazioni presenti nella nostra regione, così come nelle altre regioni, nelle altre città, e anche portare, come dire, a coronamento un'attività svolta intensa con la Regione Veneto, che sulle politiche a tutela dei consumatori ha obiettivamente creduto in, sì, questi anni. Grande impegno da parte della Regione Veneto. E noi abbiamo trovato, come dire, anche la fortuna dell'assessore Elena Donazzan, che è stata molto attenta alle politiche presente dei consumatori. Presente all'evento. Presente tutti i due giorni, esatto, all'evento. Anche lei, anche dibattiti che ci sono stati, infatti, che hanno dato vita e vivacità, ha dato, no, in questo momento. Come dire, anche durante il festival, sabato e domenica scorsi, ha dato il contributo che ha dato in questi anni proprio di idee. E poi l'abbiamo realizzato a Vicenza, devo ringraziare anche la città di Vicenza, che ha aperto proprio la città, perché era un festival diffuso, non era un qualcosa di chiuso. Sì, è vero, c'era proprio un'atmosfera, più punti, infatti. Esatto, molto vivace, molto diffusa in tutta, infatti, la città. C'era una grande festa. Una grande festa che ha riguardato più punti della città, la città l'ha aperto. E quel che dicevo prima sono in questo caso le istituzioni, le associazioni dei consumatori, le associazioni di categoria economica che sono scese a incontrare i cittadini. Beh, tra l'altro ho avuto il piacere, lo dico come parentesi personale, anche di fare da moderatrice, infatti, a molti di questi dibattiti, e ho personalmente vissuto questa atmosfera così anche di grande complicità, no? Perché come hai detto tu, era una festa di tutti i cittadini, siamo tutti consumatori, quindi era una cosa che interessava a tutti. Anch'io ho scoperto tante cose interessanti che mi torneranno anche utili, perché sono stata moderatrice un dibattito sulla telefonia, sui diritti del paziente, sui trasporti, la viabilità, quindi mi sono fatta anche una piccola cultura, e tutti dovrebbero informarsi di più. È emerso questo, vero Lorenzo? È emerso, ed è un ragionamento validissimo a partire dal sottoscritto. Io che di fatto svolgo questa funzione e il mio lavoro di fatto a tutela dei consumatori,
eppure mi sedevo tra il pubblico, ascoltavo i dibattiti, e grazie anche per il contributo che hai dato tu alla riuscita. Figurati, è stato un piacere. E ho preso anch'io cose che poi alla fine non si riesce, perché la difesa dei consumatori è una materia molto complessa, ci sono normative complesse, moltissime iniziative, quindi c'è anche il modo, come dire, di apprendere tutti. I cittadini hanno dato anche, come dire, c'è stata una risposta molto positiva da parte dei cittadini. Alcuni, d'altronde sono loro i beneficiari. Infatti, no, ed è stato colto, questo a mio avviso è il risultato finale, al di là delle 6.000 presenze di persone che hanno toccato i vari punti del festival. Poi però invece, grossi numeri perché proprio perché era all'aperto, abbiamo avuto per fortuna, nonostante fossero i primi febbraio, anche tutto sommato una bella giornata di domenica. Sì, bellissima, poi c'erano anche i bambini che giocavano a carnevale. E l'abbiamo realizzato apposta anche il Ludobus, abbiamo organizzato punti di aggregazione che potessero in qualche modo avvicinare i cittadini alle iniziative del festival. E così è stato, davvero una bella festa per tutti. Abbiamo delle immagini, perché noi di Telechiara non siamo mancati ovviamente a una manifestazione così importante per i cittadini, quindi prego la regia di mandare in video il servizio di Giulia Salmaso e poi torniamo con Lorenzo Miozzi. Confusi o super informati, truffati o corteggiati, siamo noi, i consumatori, destinatari di ogni genere di offerta da parte di ogni universo produttivo, eppure così poco considerati nelle stanze del potere. Una piccola rivincita ce l'avremo questo fine settimana a Vicenza, dove avrà luogo il primo Festival dei Consumatori. Una festa popolare predisposta come un evento diffuso sulla città che interesserà tutto il centro per mezzo di una rete di punti di presenza dislocati nelle piazze, negli edifici e negli esercizi commerciali. Con un incontro sulle tematiche di consumo più complesse, dall'energia alla telefonia, dalle bollette ai cibi OGM. Insomma, un primo piccolo passo per riavvicinare il consumo alla politica e far luce sul suo variegato mondo. Non è il festival del consumo perché noi non spingiamo al consumo, anzi siamo per un consumo responsabile. Vorremmo che tutti fossero responsabili sia nell'offerta sia nella domanda, cioè il mercato fosse un fatto di soggetti responsabili. Il programma del festival propone 2 giorni di manifestazioni di forme e contenuti diversi, dal confronto culturale alle iniziative divulgative, dall'educazione al consumo all'espressione artistica. Spettacoli teatrali, perfino una rivisitazione corretta dei tarocchi, ma anche assaggini, stand energetici e momenti di approfondimento, seguendo l'ormai decennale impegno di tante associazioni di consumatori che nel loro e nostro primo festival possono ritrovare anche l'interesse comune di tante battaglie spese per i diritti dei più deboli. Noi ci occupiamo molto di servizi pubblici, per esempio il trasporto ferroviario, i pendolari, i problemi dei pendolari che riguarda la nostra regione come tutto il paese, il problema dei servizi sanitari, dell'accesso alle cure mediche da un lato, all'uso consapevole dei farmaci e i tempi della giustizia civile che spesso favoriscono, come dire, i soggetti che si approfittano dei consumatori deboli. Bene, siamo tornati in studio qui a Chiacchiere e Caffè, amici, siamo sempre con Lorenzo Miozzi, presidente nazionale del Movimento Consumatori. Abbiamo appena visto questo bel servizio di Giulia Salmaso che ritraeva anche te, quindi insomma si vedeva che eri protagonista, uno dei protagonisti insomma di questo Festival dei Consumatori. Allora Lorenzo, riprendiamo un po' le fila del discorso. Movimento Consumatori nasce nel 1985 e rappresenta una delle associazioni più grandi in Italia, ma come mai c'è così bisogno di queste associazioni appunto per i consumatori? Questa è una domanda importante. Abbiamo un paese che si è, come dire, evoluto anche dal punto di vista normativo, le leggi a favore dei cittadini, di regolazione del mercato risalgono dai primi anni 90 con la costituzione dell'antitrust e successivamente poi col recepimento di diverse direttive europee. Quindi l'Italia, come dire, ha vissuto tardi l'evoluzione della tutela dei consumatori, è stato anche l'ultimo paese dell'Unione Europea a dotarsi di una legge. Noi siamo sempre gli ultimi, purtroppo. Il fanalino di coda quando si parla di aggiornarsi sulle normative. Sì, però a volte siamo anche i primi ad adeguarci quando viene penalizzato il consumatore, quando altre normative sono più sfavorevoli al consumatore, allora l'Italia a volte è la prima che si adegua all'Europa. E fa la pecorona. Infatti. Ecco, quindi un po' di riflessione su questo. Due misure su questo. E quindi da un lato in Italia il fenomeno del consumerismo, della difesa dei consumatori è anche abbastanza giovane, noi abbiamo ormai un quarto di secolo di vita, però è vero che i primi anni erano associazioni molto
spontanee, fatte di sensibilità diffusa nel territorio, chi aveva a cuore la sanità, chi aveva a cuore la telefonia, cioè, e poi sono cresciute, si stanno organizzando e quindi abbiamo diversi soggetti che si occupano sì, di consumatori. Sì, ne cito alcuni, poi proseguiamo col discorso, giusto per far capire quanti erano presenti al Festival dei Consumatori, oltre al Movimento Consumatori ovviamente, c'erano Adico, Adiconsum, Adoc, Casa del Consumatore, Codacons, Feder Consumatori, Lega Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, davvero molte associazioni. Molte associazioni. Forse un po' troppa frammentazione. Ecco, queste sono le associazioni riconosciute dalla Regione Veneto, e vorrei dire che a livello nazionale ce ne sono anche altre. C'è troppa frammentazione, l'Italia è un paese frammentato in tutti i generi di associazionismo, dalla politica, dalle categorie economiche, dai sindacati. Lo è storicamente anche geografia. Lo è storicamente come geografia. A mio avviso uno sforzo deve essere fatto proprio dalle nostre organizzazioni. Spesso io trovo i cittadini disorientati, chiaramente a volte fanno confusione con i nomi delle associazioni, poi ci chiedono ma perché siete così tanti. Ecco, credo che dobbiamo percorrere molta strada anche noi come organizzazioni e cercare quantomeno di semplificare il quadro. Ma pensi che in futuro sia possibile creare una mega associazione di consumatori? Potrebbe essere uno degli obiettivi? Ora, io sono per la concorrenza, nel senso che la concorrenza fa bene a tutti e fa bene perché stimola a migliorarsi e quindi a crescere. Quindi un'unica associazione non farebbe bene perché proprio se si è in più di uno si compete, anche una sana competizione è sempre utile. Libero mercato, ecco, libero mercato, in questo caso è un libero associazionismo. Associazionismo, certo. E, effettivamente troppi soggetti in realtà creano una frammentazione eccessiva, per cui... Anche di forze, a volte di energie. Di forze, ci sono a volte in 15 che ci si occupa dello stesso tema, non ha assolutamente senso e questo va a vantaggio delle grandi imprese che invece, come dire, sfruttano la debolezza delle associazioni e continuano per certi versi a comportarsi in modo... Mi hai fatto venire in mente, Lorenzo, che sembra un grande gioco di guardie e ladri, cioè adesso senza dare dei ladri a tutti, però ci sono grandi imprese, grandi aziende che mancano un po' di trasparenza, no? È per questo che le associazioni dei consumatori trovano così grande consenso e sono considerate così necessarie per i cittadini, no? Io infatti, a me piacerebbe che non ci fosse bisogno delle associazioni per risolvere i problemi, bello. Per cercare di orientare il consumatore, fare informazione, come facciamo anche nelle scuole, educare i consumatori sì, ma per rincorrere i guai sarebbe l'ideale non ci fosse problema. Il problema è che noi abbiamo tanti piccoli soggetti, tante anche piccole aziende che purtroppo hanno comportamenti scorretti sul mercato, ma il vero problema è che abbiamo grandi aziende, anche leader, che adottano a volte dei comportamenti che creano invece controversie, creano litigiosità. Abbiamo un paese... È molto litigioso. Senza entrare nel merito degli aspetti tecnici, però appunto da moderatrice ho avuto modo di farmi anch'io un po' di sana informazione ed esperienza di alcune tematiche. Abbiamo visto per esempio nel mondo della telefonia, no? Che tocca tutti, quanti sono scontenti, quanti protestano per queste bollette che mancano un po' di trasparenza, sono troppo salate, non si capiscono bene i meccanismi, in quei casi abbiamo visto che si può percorrere la via della conciliazione, no? Sì. Dicevamo, allora ci sono dei modi per dialogare con la grande azienda, però sarebbe bene, diciamo, che non dovessero neanche esserci quelli. Sì, certo, sarebbe bene non dovessero esserci, ci sono, e alcuni aspetti, per fortuna, alcune grandi imprese nella telefonia, nell'energia, hanno avviato dei protocolli di conciliazione. Che cosa sono e che cosa servono i protocolli di conciliazione? Ci sono alcuni tipi di controversie che effettivamente intanto a volte sono piccole, per cui il consumatore sarebbe portato a rinunciarvi, cioè con frustrazione, cioè dice non trovo giusto, ma se mi purtroppo inizio a portare avanti, esatto, subisco. Perché in Italia poi quando ti organizzi per protestare ti tolgono più soldi e risorse anche per fare la protesta. Sì, infatti è un altro mestiere a volte in Italia a protestare, perché significa che tra tanti problemi che ciascuno ha nella propria vita deve aggiungerci oltre anche quello di seguire, la beffa.
E la seconda cosa è che abbiamo dei tempi della giustizia civile che sono qualcosa di biblico e di fatto non rende giustizia, cioè noi abbiamo un sistema che non dà giustizia, parlo in particolar modo di quella civile dove le cause durano anni e anni e con costi enormi, per cui spesso sulle piccole controversie ulteriore motivo per cui si è costretti a rinunciare. Ecco, alcune grandi aziende della telefonia, del settore dell'energia, in qualche caso anche del settore bancario, hanno avviato dei protocolli di conciliazione con le associazioni dei consumatori, per cui alcuni tipi di controversie si possono risolvere nell'arco di 2 o 3 mesi a costo quasi nullo e con beneficio per il consumatore. Questo è un grande risultato, non copre tutta la sfera. Ecco, per arrivare in conciliazione, penso a chi ha a che fare con ieri, io stesso stavo cercando di ottenere delle informazioni sulla mia bolletta elettrica, chiamo il numero verde dell'azienda ed era un passare di tasti e non capire, non riuscire a parlare con un interlocutore. Sì, una via crucis, purtroppo ci passiamo tutti. È una via crucis e il fatto è che con la liberalizzazione per esempio di quei settori sono aumentate le offerte, sono aumentate le aziende, sono aumentata la concorrenza. I settori tra quelli dove c'è maggiore pubblicità ingannevole dichiarata dall'antitrust. È uno dei temi trattati al Festival dei Consumatori, la pubblicità ingannevole. È proprio quello della telefonia, dell'energia. E su questo, sinceramente, i consumatori, i cittadini, non avere più un interlocutore. Ricordo quando ero bambino, mi ricordo che l'azienda di telefoni, che era una unica, però aveva un interlocutore. Sì, prima ancora della SIP ce n'era un'altra, che non ricordo adesso come si chiamava. Sì, io mi ricordo la SIP. La SIP, anch'io, noi arriviamo fino alla SIP, però non era stata citata una anche prima della SIP, ma non me la ricordo. E, però c'era in carne ed ossa l'operatore, oggi quegli operatori non ci sono più, ci sono call center che potrebbero rispondere. Voci registrate, oppure che rispondono anche da paesi dell'Asia, quindi voglio dire anche con difficoltà di comprensione. Certo. E questo non funziona perché molti degli ascoltatori che anche in questo momento sono a casa e hanno sicuramente avuto modo di confrontarsi con questo e toglie la serenità. Non è giusto che si debbano subire vessazioni continue. Come minimo il consumatore ha il diritto di arrabbiarsi, parlando di diritti dei consumatori. E allora ha diritto anche in qualche modo ad essere tutelato. Ecco, assolutamente. Lo dico, non è facile tutelare i consumatori. Questi diritti, noi consumatori, cittadini. Ecco, cosa fate appunto in concreto come Movimento Consumatori? Come Movimento Consumatori, e vorrei dire anche come tutte altre associazioni dei consumatori, certo. E abbiamo degli sportelli sul territorio molto capillari, perché poi alla fine messe insieme le associazioni coprono non solo i centri maggiori, ma anche i centri minori di questa regione. E ricevono i consumatori e cercano non solo di dar risposta o spiegare se valga la pena o meno di proseguire. E come dire, mettono anche insieme i vari casi per poter avere maggior forza poi nel rappresentarli. Quindi anche i filoni, diciamo, tematici della protesta, quindi telefonia, pubblicità ingannevole, i pazienti che magari hanno bisogno di un'assistenza. I trasporti ferroviari. Sì, cioè, abbiamo visto, anche gli aerei, il problema del rimborso dei biglietti. Infatti, ci sono veramente tantissimi fronti di protesta. Abbiamo tantissimi, purtroppo. Ecco, e questo mi spiace dirlo, ma approfitto anche dell'occasione che mi è data, non è facile perché sono talmente tante le richieste che arrivano alle associazioni dei consumatori, per cui molti cittadini poi rimangono delusi perché ci chiedono impegnatevi su questo, impegnatevi su quell'altro. Non si aspettano risarcimenti ma economici. Ma noi arrivano richieste di tutti i tipi e poi le risorse, le persone, le capacità, le disponibilità sono quelle che sono, quindi in tanti casi non riusciamo a fare miracoli, a volte nemmeno ad intervenire. Sui filoni maggiori riusciamo invece spesso ad avere ormai soddisfazione. Ecco. Beh, insomma, comunque date anche un'assistenza, una consulenza Tecnica e legale a tutti gli sportelli. Non è una cosa da poco. Tra l'altro mi viene da pensare che di fronte al mancato rispetto dei diritti dei consumatori, insomma, c'è quasi un consenso nazional popolare, sia per le associazioni ma anche per trasmissioni. Abbiamo visto come Striscia la Notizia, piuttosto che Le Iene, che hanno materia prima, voglio dire, per fare dei servizi interessanti, purtroppo dove ci sono moltissime vittime
della mancata applicazione di leggi, di normative. Ecco, questo è un altro caso magari su cui vale la pena discutere. Cioè in Italia le leggi ci sono, abbiamo visto per esempio il decreto Bersani rispetto alla telefonia, però poi non vengono applicate. No, noi sui decreti Bersani per la telefonia, proprio come dici tu, è un esempio calzante, sono state fatte delle leggi e poi alla fine noi abbiamo dovuto avviare delle azioni inibitorie, si chiamano, delle azioni legali di fronte ai tribunali per far rispettare l'applicazione di decreti Bersani da parte delle compagnie telefoniche. Addirittura. Questo non può essere, perché voglio dire, qua manca proprio anche, come dire, un senso, si parla tanto di responsabilità sociale delle imprese, e anche questo è un aspetto, la correttezza e la trasparenza di come si pongono nel mercato è una parte di responsabilità sociale e questo spesso non succede. Capisco che qui i decreti Bersani per esempio abbiano tolto milioni di euro di utili alle aziende. Ricordiamo brevemente cosa prevedeva il decreto Bersani. Ma agivano fondamentalmente della tassa, diciamo, sul costo della ricarica delle schede telefoniche. Che era stata una bella notizia per tutti, la ricordiamo tutti con gioia. Una bella notizia per tutti, non so se ci si ricorda, è passato nemmeno tanto tempo, sì, ma infatti sembra poi un'eternità. Per ricaricare una scheda telefonica una volta si pagavano 3-5 euro solo per dire sì, ricarico, è qualcosa che non ha nemmeno senso, no? Ma poi anche tutto il tema del recesso, da una compagnia all'altra, la portabilità del numero, quindi erano tutta una serie di normative che in molti casi non venivano applicate dalle compagnie telefoniche e su questo abbiamo dovuto intervenire, siamo dovuti intervenire con delle azioni in giudizio che poi ci hanno dato tutte ragione. Ecco. Ecco, quindi diciamo che statisticamente, se non ricordo male, qualcuno mi ha detto che al 90% dei casi i vostri interventi hanno successo, sì, poi, perché d'altronde si tratta di una giustizia lampante di diritti di questi consumatori, quindi insomma qualunque giudice che ha un minimo di obiettività non può non darvi ragione. Io lo vedo parlando anche con i colleghi e i collaboratori della mia associazione e con i colleghi delle altre associazioni, vedo che ormai spesso basta la lettera scritta su carta di un'associazione di consumatori e questo aiuta a risolvere già il caso a volte senza andare in giudizio. Però le casistiche sono talmente ampie, per cui basta appunto una nuova legge che non venga rispettata e ti tocca ripartire da zero. È un mare magnum, infatti, come si dice, no? Così, situazioni che non vanno bene e di diritti non rispettati per i consumatori. E mi veniva da farti un'altra domanda, quanti siete nel Movimento Consumatori? Date assistenza legale, ci sono degli avvocati, oltre che dei tecnici, ci sono dei numeri che ci puoi dare? Parliamo nel Veneto, noi parliamo abbiamo la presenza in 5 capoluoghi di provincia su 7, abbiamo poi degli altri sportelli periferici, e ogni sede è dotata sì di avvocati, di legali volontari che vengono a prestare, a dare il loro aiuto. Quindi addirittura insomma tutti, c'è... Sì, sì, certo, c'è una buona rete di volontariato. Volontariato da quindi parte i cittadini di si rivolgono. Devo essere sincero perché, come dire, in questi anni è cresciuta la tutela nella nostra regione, grazie appunto, come dicevo, alla regione è cresciuta la tutela dei consumatori in questa regione. Questo vale per il Movimento Consumatori, ma vale anche per le altre associazioni che hai citato, quindi voglio dire, ormai c'è una buona professionalità presso tutte le sedi delle associazioni. Si fa un po' rete, voglio si dire, fa rete, no? Si fa rete per perché assistere questo al meglio i consumatori. E poi da questo punto di vista siete un po' come dei paladini, no? Appunto dei diritti dei consumatori, di fronte ad aziende un po' spersonalizzate, a call center dove non c'è neanche un contatto reale, diretto, spesso sono contatti virtuali, voi avete un volto, avete una presenza fisica e siete visti davvero spesso come degli amici che possono risolvere delle situazioni spesso gravissime. Perché ho sentito di bollette che arrivavano per mancata preparazione tecnica, magari anche da parte di anziani che non sapevano magari gestire proprio gli aspetti tecnici della situazione, arrivavano bollette di 6.000 euro, ho sentito delle cose pazzesche che mandano noi abbiamo anche, voglio dire, in rovina qualche famiglia di pensionati. Disagio familiare, cioè faccio degli esempi, sulla tematica per esempio di tutti i crack finanziari, lì c'erano risparmi notevoli in gioco, ultimi anche i Lehman Brothers, e lì vengono invece famiglie che hanno investito molti risparmi, parliamo anche di centinaia di migliaia di euro, purtroppo sappiamo, e quindi si rivolgono alle associazioni dei consumatori perché lì sono patrimoni importanti e spesso le associazioni hanno proprio dei canali diretti
o anche avviato procedure di conciliazione, come abbiamo detto prima. Su tutti gli altri casi, invece, spesso la nostra utenza è più un'utenza media o addirittura un'utenza, sì, una fascia sociale. Di piccole magagne, insomma, però sì, ma anche proprio di famiglie che spesso hanno difficoltà a difendersi da sole, famiglie che dovrebbero iniziare ad affrontare le spese di un avvocato. Quindi si rivolgono alle associazioni di consumatori, e quando ti arriva una bolletta, anche indipendentemente sia telefonica o dell'energia o di questa o quella compagnia, magari di 700-800 euro, significa mettere in crisi un bilancio sicuramente. E quindi noi dobbiamo, e questa è una cosa importante, il ruolo delle associazioni di consumatori, agiscono in fasce sociali anche molto deboli. Ecco, e questo aumenta sicuramente anche il valore del vostro intervento e la vostra apprezzabilità. Allora, siamo, Lorenzo, allo stacchetto pubblicitario, come si dice, giusto un paio di minuti, poi torniamo sempre con te qui in studio a Chiacchiere Caffè a parlare di diritti del consumatore. Amici, un paio di minuti di pubblicità e tornate sempre qui, vi aspetto a Chiacchiere Caffè, a tra poco. Eccoci amici, siamo tornati in studio a Chiacchiere Caffè, siamo sempre in diretta con ospite Lorenzo Miozzi, presidente nazionale del Movimento Consumatori, lo dico per chi si è collegato ora. Allora Lorenzo, stavamo parlando appunto dei diritti del consumatore e così della presenza, per fortuna, in Italia di molte associazioni. Il Movimento Consumatori è una delle più grandi, dicevamo che c'è una presenza capillare in Veneto, puoi dirci per esempio, non so, in città come Padova, Vicenza, dove è possibile trovare questi sportelli, dove ci sono i volti amici di molti assistenti? Beh, Padova è una città peraltro dove ci sono molte sedi associative, adesso gli indirizzi precisi non lo so, ma per esempio c'è un sito www.consumatoriveneto.it. Bene, lo ripetiamo, www.consumatoriveneto.it, dove ci sono è un sito della regione che si occupa di consumatori e ci sono tutti i riferimenti delle sedi associative. Poi un'altra cosa può essere www.sportellodelconsumatore.it. E poi ci sono tutti i siti delle associazioni, www.movimentoconsumatori.it. Sì, insomma, se uno si vuole informare, internet è uno strumento facile. Certo, c'è una fascia di utenza che non ha accesso a internet, magari gli anziani, non sono molto del mezzo. Infatti, e allora lì in genere ci sono gli elenchi del telefono, le pagine gialle con le categorie sotto associazioni di consumatori. Dico questo perché effettivamente molti consumatori, l'abbiamo visto col Festival di Vicenza, una cosa che a me è piaciuta molto è vedere cittadini che non avevano idea delle associazioni di consumatori, non sapevano come tutelare e hanno subito anche, come dire, i loro piccoli disguidi, disagi, piccoli o grandi, e hanno scoperto lì, e agli stand e ai dibattiti hanno capito anche che potevano in qualche modo magari avendo avuto conoscenza, avrebbero potuto risolvere i loro problemi. E qui si apre appunto una parentesi importante su quello che riguarda l'informazione, no? Che i cittadini devono un po' incentivare anche proprio con se stessi per riuscire a capire prima di tutto quali sono i loro diritti, perché molti neanche li conoscono. No, questi diritti. È difficile, abbiamo una società ormai complessa, siamo bombardati da pubblicità, da offerte, e la prima cosa che io mi sento di dire a tutti è che comunque non cedere all'emotività nel momento in cui si acquista qualcosa, ma pensarci sempre su, approfondire, trovare i soggetti che possono essere le associazioni di consumatori, anche altri soggetti professionali che possono dare informazione e consulenza prima di comprare una casa, prima di sottoscrivere titoli bancari. Quindi o di firmare qualunque prima cosa. Prima di firmare visto, qualunque cosa. Anche chi ti propone di comprare libri semplicemente per strada, abbiamo visto che anche lì sono quello successi episodi spiacevoli, dire, anche a Vicenza e a Padova tantissimo, di case editrici presunte, insomma, che magari chiedono di firmare, di sottoscrivere un contratto per avere dei testi, e poi succedevano, insomma, situazioni veramente spiacevoli. Assolutamente, quindi
mai firmare nulla. La prima nulla, cosa è prima, esatto, questo me l'ha sempre detto anche mio padre, che, chi non è incappato in qualche purtroppo situazione spiacevole dove ti senti poi preso in giro, ti senti vulnerabile, no, viene infatti, una rabbia incredibile, e qui giustamente i consumatori si scatenano e cercano poi con le associazioni di ottenere giustizia. Infatti, ma spesso lì si incappa in vere e proprie truffe, nel senso che si dice una cosa e te ne fanno sottoscrivere un'altra. Poi ci sono le altre città, Venezia, Mestre, Treviso, Vicenza, Verona, le principali città hanno tutti diversi sportelli, quindi che coprono messi insieme, e la nostra e le altre associazioni di fatto la fascia la mattina, il pomeriggio, di tutti i giorni della settimana. E poi ci sono invece buone presenze anche, come dicevo prima, nei centri minori. L'importante è, ecco, che i consumatori, noi cerchiamo di fare anche molta educazione, formazione, a volte siano un po' meno pigri, partecipino, si informino, perché poi quando il problema è successo, c'è il contratto firmato, è sempre difficile, è più difficile. Bisogna fare prevenzione. Bisogna fare molta prevenzione. E quindi anche fidarsi di chi questa prevenzione la fa ormai con grande professionalità. Da molti anni. Ecco, mi fa piacere sottolineare anche questo perché, ripeto, ho avuto occasione di approfondire anch'io, essendo stata moderatrice al Festival dei Consumatori, e ho sentito molti di voi, quindi molti comunque addetti ai lavori, consigliare, soprattutto gli anziani, di non accettare nessun invito da parte di questi promoter telefonici, anche per quanto riguarda il passaggio da una compagnia telefonica a un'altra. Cioè, c'è questa fascia debole appunto delle persone anziane, dei pensionati, che possono addirittura trovarsi per una mancata informazione privi di linea telefonica per giorni, e spesso rimettendoci anche la salute, nel senso, se uno ha bisogno di un'assistenza e non ha telefono, succede. In quei giorni possono succedere anche cose gravissime. Succede. Quindi massima diffidenza, giusto? Questa era anche una delle cose che sentivo consigliare, non fidarsi e non pagare neanche quando arrivano magari delle bollette che non rispecchiano presunte spese affrontate. Lì si diceva non pagate, rivolgetevi immediatamente a un movimento consumatori. E anche, aggiungo io, non credere alle grandi offerte. Ecco, cioè non è che siamo in un periodo in cui si fanno grandi affari, non è che cambiando una compagnia elettrica o telefonica ti regalano niente. Ti regalano nulla. No. Effettivamente possono esserci dei profili, come dire, delle offerte che riguardano il profilo di consumo del cittadino, del consumatore, e quindi uno può riconoscersi maggiormente e dire passo, ma non perché ho chissà quali guadagni. Ecco, quindi quando al telefono dicono lei risparmia questo, risparmia quell'altro ancora. Si tratta di scegliere il male minore, diciamo, ecco, così. Io magari dico si tratta di scegliere il servizio più rispondente, ma sapendo che non è che ci sono chissà quali offerte e vantaggi economici in giro. Quindi invece spesso si pensa che quando viene detto lei può risparmiare tutto quel, ecco, no. E allora accetto di passare, no. Scetticismo e un po' appunto di sana diffidenza. Di sana diffidenza, io direi di realismo, ecco. Certo. Piedi per terra, perché appunto nessuno regala assolutamente niente. Sarebbe bello. E l'approfondimento sempre, cioè rischiare di rimanere senza telefono, e tu dicevi per gli anziani, io dico anche chi ha internet a casa, rimanere senza internet. Sì, ormai non si può lavorare, non ci si può collegare. Esatto, e a volte è un bel problema e si rimane senza servizi anche per diversi giorni. Sì, quindi purtroppo è emersa questa come una delle realtà sicuramente più spiacevoli nell'ambito così appunto dei diritti del consumatore. E vorrei aggiungere un dato: il 60% delle richieste che arrivano agli sportelli delle associazioni riguardano proprio le utenze che sono telefoniche e dell'energia. Sì, ecco, infatti quindi quello sulla telefonia è stato uno dei dibattiti più vivaci, perché davvero siamo tutti coinvolti, sia per la telefonia fissa che quella mobile, che poi ADSL, appunto tutto quello che sono i collegamenti anche delle reti, internet, eccetera. Quindi è stato un dibattito anche molto interessante. Io stessa, infatti, ripeto, mi sono fatta una piccola cultura, quindi vedrò di premunirmi, come dovremmo fare tutti. Infatti. E poi, sì, se posso aggiungere, c'è tutto il tema dei servizi pubblici. Il tema dei servizi pubblici che sono stati affrontati, il tema della salute, delle liste d'attesa, dei trasporti ferroviari. Ecco, lì purtroppo lo affrontiamo, non dico quotidianamente, alcuni pendolari lo affrontano quotidianamente. Disagio, e lì c'è proprio un disagio, sì, un disagio incredibile.
Ecco, come Movimento Consumatori in questo periodo stiamo avviando delle azioni pilota di fronte ai giudici di pace per la tutela di alcuni viaggiatori, il caso tipico che ha fatto anche notizia qualche mese fa, lo studente della Bassano Padova che attraverso il nostro supporto è andato in giudizio denunciando Ferrovie dello Stato perché di fatto per il danno avuto in anni e anni di ritardi e nell'impossibilità quindi di portare e di seguire un corso di studi, come dire, secondo gli orari richiesti, secondo anche la serenità e la possibilità quindi di studiare. Quindi il disservizio, da parte delle Ferrovie dello Stato gli provocava disagi nel suo percorso studentesco. Altri casi dove con questo sistema assurdo del biglietto preacquistato, le code alle biglietterie che non si riesce a fare il biglietto, e ma poi sanzioni, multe, assurde, sanzioni, cioè perfino improponibili, e quindi abbiamo appena vinto anche qui un'altra azione dove di fatto non c'erano biglietterie funzionanti, cioè le biglietterie c'erano code enormi, le macchinette erano fuori uso, siamo riusciti a far avere la ragione al viaggiatore che in questo caso era giudice di pace, era vittima di un sistema, io dico di vessazione vero e proprio su un sistema di biglietteria che non funziona e di controllo del biglietto da parte di Trenitalia che oggettivamente non funziona. Sul tema delle liste d'attesa abbiamo analizzato tutte le normative dove quindi c'è la possibilità in qualche modo di intervenire a seconda dell'urgenza che il medico indica per l'analisi e l'esame da svolgere e che il paziente deve svolgere, secondo quella tempistica esistono, come dire, normative che in qualche modo tutelano. Ecco, stiamo cercando di uscire dalla rassegnazione e dire è possibile tutelare i diritti e naturalmente richiede uno studio delle normative mica indifferente, perché quando si parla di Ferrovie dello Stato si parla di regi del Creti dei primi anni 30, ecco quando si parla... Bisogna andare a ritroso e fare proprio studi di giurisprudenza. Proprio, quindi sono approfondimenti che richiedono mesi, mesi e mesi di impegno da parte di investimenti, da parte delle associazioni e poi si cerca di trasportarli o comunque di portarli in prime azioni davanti ai giudici di pace e un primo orientamento, una prima giurisprudenza che si va affermando a favore del consumatore. Sono azioni pilota, però progressivamente stanno dando dei risultati. Ecco. Insomma, i cittadini iniziano a sentirsi più rinfrancati, anche più tutelati. Sì, e noi auspichiamo che anche le aziende inizino a modificare i comportamenti. Sì, ma infatti mi veniva da fare questa considerazione. Ci sono contesti dove c'è un monopolio vero e proprio, no? del servizio, per esempio Trenitalia, oppure la telefonia, ci sono le grandi aziende, possiamo nominarle perché le abbiamo ovviamente citate anche al Festival dei Consumatori, Telecom, Vodafone. In quei casi il disservizio è ovviamente quasi sempre riferito a queste aziende. Ormai dovrebbero essere abituate anche a un dialogo con voi. Come funziona? Siete cane e gatto oppure si comincia ad esserci un po' di trasparenza anche nei rapporti? Direi che siamo a volte cane e gatto, a volte si dialoga e si affrontano le cose. E tutte e quattro le aziende che si occupano di telefonia mobile nel nostro paese sono Telecom, TIM, Vodafone, Wind e H3G, sì. E hanno avviato dei tavoli di lavoro, però è anche vero che infatti in molti casi si portano in conciliazione e si risolvono in conciliazione. È vero che in molti altri casi si passa ad altre strade. Noi come organizzazione dei consumatori abbiamo detto cerchiamo di portarle avanti nei tavoli dove si possono affrontare, ma non rinunciamo alle azioni legali per tutelare i singoli oppure le azioni inibitorie che dovrebbero, come dire, bloccare complessivamente l'atteggiamento dannoso a danno dei cittadini, dei consumatori. Quindi ci sono dei primi segnali di apertura, però molto deve essere. Se noi pensiamo, faccio un esempio, la pubblicità ingannevole, un settore tra i principalmente penalizzati e multati dall'antitrust, e con centinaia di migliaia di euro, è quello della telefonia per pubblicità ingannevole. Ecco, il problema è che quei centinaia di milioni di euro di multe all'antitrust alle compagnie telefoniche
sono una piccola parte comunque del beneficio che ne hanno a volte le compagnie telefoniche o ad altre aziende nel portare, comunque nel mandare in onda o mandare avanti campagne di pubblicitarie che sono ingannevoli. Certo. E questo ovviamente è un problema, è una rincorsa. Tu dicevi cani e gatti, effettivamente o spesso guardie ladri. O guardie ladri è un po' più forte, senza però a dire, volte esatto, che ci sia la guardia e che qualcuno sostituisce la guardia e che qualcuno sia ladro, però è un inseguimento continuo e quindi un impegno di energie notevole. E poi c'è il tema, come dire, dell'educazione al consumo, che è un altro tema fondamentale. Forte, voi vi state impegnando molto per la formazione e la divulgazione di questa tematica. La formazione e la divulgazione. Abbiamo due canali. Ecco, il Festival dei Cittadini aveva anche questa funzione, no? E in fin di conti non abbiamo dato, c'erano cittadini che si avvicinavano agli stand e chiedevano informazioni pratiche, concrete, però era anche per dire che esistono tanti temi, materiali anche che possono essere dati a tutti e che possono essere utilizzati da tutti per essere maggiormente consapevoli sugli acquisti. La seconda cosa è l'educazione che spesso noi facciamo o verso gli anziani o nelle scuole, all'interno delle scuole. Con quindi anche i bambini vengono educati a essere già consumatori, attenti magari alle loro esigenze e diritti. Sì. Io vedo già ormai una classe di insegnanti molto più attenta, quindi alcune materie che negli anni 90 non si affrontavano, oppure erano le associazioni di consumatori che cercavano di dire nelle scuole facciamo dei corsi o delle lezioni, entriamo nelle scuole per cercare di spiegare alcune cose sull'alimentazione, per esempio, certo. E l'educazione stradale. Ecco, molte di queste cose ormai sono gli stessi insegnanti che le portano avanti. Noi rinforziamo questi programmi con interventi nelle scuole, per esempio stiamo portando avanti, e si concluderà entro maggio, un programma in tre associazioni di consumatori, Movimento Consumatori, Federconsumatori e Adiconsum, che si chiama Educazione, Alimentazione e Territorio, con molti interventi nelle scuole e teatro nelle scuole, quindi cerchiamo di avvicinare e di spiegare ai ragazzi il tema dell'educazione alimentare, dei consumi alimentari attraverso rappresentazioni teatrali all'interno delle scuole. Ah, bello, questo sempre in sinergia anche con la Regione Veneto, no? Sempre in sinergia con molto la Regione Veneto. Molto attenta da anni, mi sembra che si stia dedicando proprio anche all'educazione alimentare, a tutte le tematiche che riguardano appunto... La Regione poi porta avanti anche un progetto che si chiama Alimenti in Salute, e quindi, come dire, spinge ancora di più su questo tema. Ed è un'attività che sta dando buoni riscontri, infatti. E se ne è parlato anche a Vicenza al Festival dei Consumatori su una sessione dedicata proprio al tema dell'educazione e dei consumi alimentari. Quindi grande successo a Vicenza per questa prima edizione del Festival dei Consumatori. Sai, 7 febbraio scorso abbiamo visto la città invasa in modo pacifico e positivo da questi consumatori. C'era un'atmosfera così, ripeto, perché l'ho vissuta dal vivo, di grande allegria, complicità e di voglia di consapevolezza maggiore, di presa di coscienza dei propri diritti. Grande successo per la prima edizione, ce ne sarà una seconda, immagino. Ma io ho trovato molti entusiasmi, organizzare eventi di questo tipo non è facile, e richiede diversi mesi, e ho trovato la Regione Veneto, l'assessore Elena Donazzan molto disponibile e interessati. Ho trovato la città di Vicenza, perché l'abbiamo fatta a Vicenza. Piazza dei Signori. Piazza dei Signori, abbiamo in Corso Palladio, abbiamo fatto a Vicenza perché è una città molto centrale, sia nei confini nord, sud, est, ovest della regione, e sia anche a una dimensione adatta ad ospitare iniziative di questo tipo. Sì, alla fine conoscevo tutti, cioè io passeggiavo, ho conosciuto un po' tutti quelli che si occupavano delle associazioni dei consumatori, sì. Ci si ritrovava per strada. Ci si ritrovava per strada, sì. nei percorsi abbiamo messo punti video in alcune zone della città, la web radio che aggiornava anche in diretta su quello che stava avvenendo all'interno del festival, e abbiamo scelto Vicenza, abbiamo trovato un'amministrazione comunale estremamente disponibile, e quindi, come dire, c'è stato un grande entusiasmo anche da parte del Comune di Vicenza. Abbiamo avuto anche operatori commerciali in alcuni esercizi o in alcune librerie, noi abbiamo fatto anche presentazione di libri con buon successo, quindi abbiamo avuto anche una risposta e una richiesta
Ho visto addirittura i tarocchi dei consumatori, la lettura dei tarocchi, è stata una chicca non simpatica. Esatto, era una chicca simpatica in chiave molto, come dire, ironica. Allegra, ironica, e sia, questo lo sottolineo. E, un artista del Lazio, abbiamo portato a Vicenza una creazione artistica, cioè il ripensamento dei tarocchi, degli arcani maggiori in chiave consumerista. Un artista del Lazio li ha fatti lo scorso anno per un evento nazionale e noi li abbiamo portati a Vicenza. Abbiamo affiancato un'attrice, lo dico, non era una cartomante, era un'attrice. Vabbè, che, ma ci stava benissimo. Esatto, e dava una lettura in chiave il futuro del consumatore come consumatore nel 2010. Abbiamo dato tutta questa serie di eventi, il successo è stato buono e... Quindi si può pensare a una seconda edizione. Si può pensare a una seconda edizione. Anche se è faticoso, magari dicevi, però si può. C'è il tempo per farlo, c'è il tempo per farlo. Certo, insomma, un anno prima già ci si può mettere un po' la testa, tirare le fila e vedere di replicare. Esatto. Ma mi fa piacere chiudere, Lorenzo, parlando un po' anche di te, no? Una vita dedicata evidentemente ai diritti dei consumatori. Come mai ti sei appassionato a questo tema? Che percorso hai fatto? Ma una passione fin da ragazzo verso i diritti, fondamentalmente i diritti dei più deboli. Ecco. Ah, quindi sei proprio predisposto fin da bambino verso l'altro? Da adolescente, direi, percorso forse vicende personali comunque o familiari mi hanno portato caratterialmente poi all'impegno sul tema della difesa. Tu di dove sei, Lorenzo? Veneziano, Mestrino. Mestrino, quindi comunque Veneto. Sì, e poi un impegno che quindi ho trovato anche perché si stavano affermando in quel periodo le organizzazioni dei consumatori, dei diritti degli utenti, dei consumatori. Ecco, è un po' l'America il paese che ha fatto da apripista? Sì, l'America è conosciuta per le cosiddette class action, dove c'è una normativa molto evoluta sulle azioni di classe. Poi ne ha fatto magari film che hanno avuto un buon successo, quindi ci si ricollega di più all'America, ma non è detto che sia. Non è detto, però abbiamo delle lobby forti negli Stati Uniti. Mm-hmm. Poi in realtà abbiamo anche nell'Europa, in Francia, Gran Bretagna, Germania, associazioni molto forti e che quindi in qualche modo l'Italia è arrivata più tardi, ma era su questa strada. E tu ti sei incanalato. E io mi sono incanalato, mi sembrava molto, io ho un'attenzione particolare per i servizi pubblici, a volte meno per le controversie singole di consumo. Però poi alla fine una cosa diventa quasi un vortice, ci si infila dentro e c'è da fare tantissimo. E poi 10 anni fa ho assunto l'impegno come presidente nazionale della mia associazione. Ma hai già da 10 anni? Ero abbastanza... Sei giovane, quindi eri proprio giovanissimo. Avevo 34 anni, oggi ne ho 44. Vabbè, hai dichiarato anche l'età, ma sei ancora giovane, quindi si può dire. E quindi la costruzione anche di un'associazione che è sviluppata da nord a sud. Dove è nata proprio la prima? È nata a Milano, nell'85. Io poi con i primi anni 2000 ne ho trasferito la sede a Roma, nel senso quindi che c'è anche la sede a Roma, Milano. La sede nazionale a Roma, noi abbiamo 70 sedi in tutto il territorio nazionale. Diciamo abbiamo una buona presenza nel territorio, però la sede nazionale l'ho trasferita a Roma perché di fatto è il centro politico istituzionale, quindi le attività delle associazioni dei consumatori anche molto di pressione sul legislatore, sulle normative. Poi a Roma ci sta proprio bene, diciamolo, perché insomma. Sì, e quindi bisogna prenderne atto e quindi per lavorare bene bisogna stare. Però tu a Roma. Operi direttamente in Veneto, cioè sul territorio di Veneto. Io faccio il pendolare settimanalmente. Ah, quindi fai su e giù. Ogni settimana sto 2 o 3 giorni. Quindi puoi verificare davvero il servizio di servizi di Trenitalia. Ecco, questo lo verifico. Assolutamente purtroppo dal vivo. Ma lo sanno a Trenitalia chi sei quando ti vedono salire? Sì, sì, sì. C'è un sistema di allarme perché segnalano che sei sul treno? Diciamo che poi ci si trova in una situazione per cui si è conosciuti anche da molti soggetti, magari meno dal grande pubblico e più dai soggetti nell'ambiente, quindi... Però infatti spesso la cosa che mi dà fastidio è che quando io ho un problema personale
e c'è una facilità di risolverlo e una disponibilità di risolverlo. Sì. E mi trovo una sei condizione anche temuto, di però favore sì. che non mi piace. Mm. E perché manca di perché rispetto poi verso mi accorgo, i diritti dei consumatori. Esatto, cioè mi c'è accorgo una la differenza nei confronti dei cittadini per, questo le, è vero, assolutamente. Per le vicende che corrono e sinceramente a volte mi metto, evito qualsiasi favore, mi metto io a far la coda quasi come fanno i cittadini, nell'anonimato per vivere la realtà. Ma questo è molto bello ed è un raro caso in cui qualcuno che ha un ruolo comunque di visibilità, di potere, tra virgolette, non ne vuole approfittare. È una no, cosa perché abbastanza rara. Se no si perde il contatto, poi si perde il contatto col problema, con i problemi reali. Assolutamente. E quindi da 10 anni... Hai questo anni. Ruolo di presidente nazionale, cos'è una cosa che ti impegna molto? È un'attività che svolgi 8 ore al giorno? Oppure... Anche di più, anche di più, perché non ha orari, non ha città, non ha luoghi fisici, perché un mio contatto forte, un attaccamento alla mia città e a questa regione ce l'ho, però mm-hmm. poi alla fine sono spesso... Ogni settimana a Roma e spesso in altre città. Dove ma quando vai a Roma, Lorenzo, cioè devi proprio gestire problemi pratici, prendi visione di tutte, non so, le proteste o no, io, le pratiche? No, io per fortuna abbiamo una buona rete di consulenti legali e la mia diventa poi un ruolo più istituzionale, direi, politico quasi, di rappresentanza sì. all'esterno, di rapporto con i grandi soggetti, con le istituzioni, con le aziende, le istituzioni. Col Parlamento. E quindi è un ruolo di questo tipo e con la mia struttura che naturalmente è un'associazione grandicella e che però deve crescere perché le sfide che ci attendono sono sempre maggiori e dobbiamo essere sempre più competitivi anche e dare risposte sia ai cittadini e quindi essere preparati nei confronti delle aziende e delle istituzioni. E che armi volete affinare allora, Lorenzo, per il prossimo futuro? Quali sono i tuoi obiettivi principali per l'associazione? I miei obiettivi principali sono quelli di mettere maggiormente in rete le associazioni. Mm-hmm. L'obiettivo è quello di dire cioè un'associazione no, ma meglio meno associazioni e più forti. E questo è un lavoro politico da portare avanti con collaborazioni con le altre associazioni. E la seconda cosa, a mio avviso, che noi dobbiamo sviluppare meglio, un brutto termine, però lo spiego, è la lobby sul Parlamento. Cioè, noi dobbiamo essere più presenti nel momento in cui le forze politiche e il Parlamento pensano alle leggi, perché a volte alcune leggi sono fatte, potendo intervenire nel percorso, si potrebbero anche portare a casa risultati maggiori a favore dei consumatori, perché comunque uno spazio c'è. Ecco, le associazioni devono, come dire, crescere un po' di più su questo. L'altra cosa, urlare un po' di meno, nel senso che purtroppo le organizzazioni spesso si caratterizzano perché urlano sui giornali, strillano, sì, trovano... perché magari su questa rabbia costruiscono sì, anche un'immagine però, un po' urlata. A mio avviso, noi dobbiamo puntare a una società meno conflittuale, perché il conflitto poi porta semplicemente a danneggiare il più debole, perché se c'è un conflitto il più forte emerge, il più debole soccombe. Sì, quello resta sempre e valido. Quindi noi dobbiamo cercare di ridurre anche il contenzioso, la litigiosità. Maggior consapevolezza, più capacità di dialogo, ma forza, grande forza. Questo per me è l'obiettivo delle associazioni di consumatori per i prossimi anni. Bene, io ti ringrazio perché ci hai veramente aperto appunto questa finestra sui diritti del consumatore ed è un argomento che interessa a tutti, perché non sarà un bel appellativo, però siamo tutti consumatori e quindi è giusto conoscere, come dicevamo, i nostri diritti. Allora, io saluto Lorenzo Miozzi, presidente nazionale del Movimento Consumatori, grazie di essere stato con grazie noi, anzi a te, spero grazie a voi. Che sia l'inizio magari per una serie di puntate anche dedicate a questo tipo di tematiche, sempre interessanti per i telespettatori. Amici, salutiamo allora Lorenzo Miozzi, io vi ringrazio di essere stati con noi, vi ricordo che domani non ci sarò perché lasciamo spazio alla Santa Messa, ci rivediamo venerdì, quindi mi raccomando venerdì vi aspetto puntuali, sempre se vi farà piacere, grazie di essere stati con noi, buona giornata a tutti. Every night when that moon is big and bright, it's a supernatural.
all the light. Everybody dancing.